Il trasforma uovo! Le tue barzellette non sono divertenti, Suneo. Il tuo preferito. Ti accompagni? Adesso te ne racconto una bella. Stai a sentire. Oh? Oh, guardate, c'è una scatola nel parco. Oh, sarà vuota. Dai, apriamola. Miau! C'è un gattino, forse è stato abbandonato. Povero Micio. Che cosa facciamo? Qualcuno vuole portarlo a casa? Oh, non guardare me, io non posso proprio tenerlo. Ho già un cane, mi spiace. Tu puoi prenderlo. No, no, non posso, figuriamoci. Ho già un gatto e il mio è un bel persiano bianco. Mia madre vuole solamente gatti che abbiano il pedigree. Beh, allora... Io ho il mio canarino Pico, non posso prendere un gatto. Nobita, potresti portarlo a casa tua, no? Cosa? No, non posso tenere un gatto in casa, la mamma non vuole. Intende dire che mia madre si arrabbia se lo porta a casa? Allora che ne sarà di questo gattino? Mi fa tanta pena. Sì, poverino, è già stato abbandonato una volta. Come al solito è colpa tua. Se non avesse aperto la scatola non l'avremmo visto e ora non avremmo senso di colpa. Sì, è vero, è colpa tua, Suneo, non avresti dovuto trovarlo. Ehi, non prendetevela con me, mica l'ho fatto apposta. Ma chiudi la boccaccia. Se non fossi stato così curioso a quest'ora sarei già arrivato a casa per fare merenda. Va bene, adesso chiudo la scatola e ce ne andiamo. Fingeremo di non averlo visto. Non guardarmi con quegli occhi disperati. Non è colpa mia se ti hanno abbandonato. Sono certo che qualcuno ti troverà. Aspetta, lo porto a casa io, Dici veramente, come farai con tua madre? Non lo so, ma mi fa troppa pena. E poi, se tua madre non vuole, cosa le racconterai? Vedremo, io cercherò di convincerla. Che bello, visto, piccolo? Hai trovato qualcuno che si prenderà cura di te. Sei contento? Miau! Evviva il gattino abbandonato! Ha trovato casa! Adesso devo escogitare qualcosa per convincere la mamma. Che pancione! Ma ti senti bene? Sorpresa! Ehi, quello è un gatto! Dove l'hai trovato? Shh! L'hanno abbandonato in una scatola. Mi faceva pena e ho deciso di tenerlo. Cosa? Non puoi tenerlo, la mamma non vuole animali in casa. Lo so, ma non è giusto. Ho l'impressione che la mamma esageri un po' quando dice che non le piacciono gli animali. Per me invece non si rende conto di quanto siano simpatici. Magari se le faccio vedere quanto è bello avere un animale in casa, anche lei sarà contenta di tenerlo. Che ne pensi? Giusto, certo che quando vuoi lo sai usare il cervellino. E comunque ho bisogno del tuo aiuto. Puoi darmi un ciuschi per convincere la mamma? Non ho quel tipo di ciuschi, stavolta dovrai arrangiarti da solo. Ti prego, Doraemon, mi devi dare una mano, aiutami. Non è ancora tornato, eppure la scuola è finita da un po'. Ma allora è a casa. Deve essere entrato senza farsi sentire. Aiutami prima che la mamma lo trovi, ti prego, te lo chiedo in ginocchio. Insomma, devi averlo, il ciuschi giusto. Nobita, che cos'è che non dovrai trovare? Oh no, la mamma mi ha sentito, sta salendo le scale. Mi ci trova il cattivo, sono lì, devi scoprire il gatto, sbrigati. Non puoi stare nascondilo, prima che la mamma entri. Nascondi quel gatto, nascondilo, ti sono. Cosa mi nascondete voi due? Si può sapere che cosa non dovrei trovare? Niente, niente, stavamo solo giocando. No, non mi convincete, state nascondendo qualcosa. Te l'ho detto, era soltanto un gioco. Guai a voi se scopro che mi state nascondendo qualcosa. Siamo intesi?
scoppiavano le guance. Oh. Abbiamo un gran bel problema, che si fa? Ma l'hai detto prima, dobbiamo far vedere alla mamma quanto può essere utile avere un gatto come questo in casa. Non è una cattiva idea, ma... mi chiedo come farà questo povero gattino a rendersi utile. Non preoccuparti, ho il ciuschi giusto. Il trasforma uovo! Ah, è un uovo gigantesco! Adesso ti spiego come funziona. Se entri nell'uovo e pensi ad un animale, il ciuschi ti trasformerà nell'animale a cui hai pensato. Vuoi dire che posso trasformarmi in un gatto per far vedere alla mamma che sono utile? Sì, hai indovinato. Sembra divertente, no? Miau! Su, proviamo. Lo faccio per il bene di questo gattino. Va bene così? Adesso concentrati e fissa nella mente l'immagine del gatto, ok? Ok, vai, sono pronto. Attento, devo chiudere il coperchio. Allora, gli assomiglio. Non siete proprio identici, ma ci accontenteremo. Non importa. Miau, miau. Nascondiamo il gattino nel ripostiglio, così la mamma non lo vede. La posta, Nobita! Vai a vedere se il postino ha lasciato qualcosa. Oh, l'occasione giusta per mostrare quanto sei bravo, vai! Ok, lascia fare a me. Oh, grazie infinite. Deve averlo fatto entrare, Nobita. Oh, ecco che cosa mi nascondeva. Devo trovare quel gattaccio. Il ripostiglio in giardino è un ottimo nascondiglio. La mamma ha un gran fiuto. Già, e noi siamo fritti. Lo immaginavo che eri qui dentro. Vieni qui, esci immediatamente da casa. Ho appena lavato. Da come si stanno mettendo le cose, credo che non potrò mai tenere quel gatto. Mi dispiace, credo che dovremmo trovargli un altro padrone. Non ho scelta, sono molto triste, ma lo devo fare per il suo bene. Indietro! C'è nessuno in casa? Arrivo. Che c'è? Buongiorno, signora, volevo sapere se è interessata ad adottare un gatto. È questo qui? Beh, non mi sembra molto carino. No, non è questo, si figuri. Magari gli assomiglia un pochino, ma le assicuro che l'altro gatto è decisamente più bello. Mi dispiace, non mi interessa. Non mi piacciono i gatti. Allora poteva dirlo fin dall'inizio, almeno ci risparmiavamo il fiato. Va bene, abbiamo capito. Grazie lo stesso. Ma dove si nasconderà? Non riesco a stare tranquilla sapendo che c'è un gatto che gira per casa. È lui! È mai possibile che nessuno voglia prendersi un gattino? È inutile continuare a bussare di casa in casa. Non possiamo arrenderci così. Ricorda che è per il bene del gatto. Chi vuole un bel gattino bianco e nero? Questa volta non mi scappi. Santo cielo! Che guaio! Caspita, ci è mancato poco che bruciasse tutto. Hai proprio ragione. Se non ci fossi stato tu non me ne sarei accorta. Ti ringrazio, micetto. Bevi tutto il latte che vuoi. E quando hai finito esci. Ci siamo intesi, piccolo? C'è nessuno? Arrivo! Ma lei è la moglie del capo di mio marito. Oh, guarda che bel gattino. Che occhi e che musetto. Oh, vede, passavo da queste parti e ho pensato di fermarmi a farle un salutino. Grazie, che pensiero gentile ha avuto. Ma non stia sulla porta, entri. Posso offrirle una bella tazza di tè? Ha un gatto davvero dolce, un amore. Io e mio marito adoriamo gli animali, soprattutto i gatti. Anche lei, vero? Certo, adoro i gatti. Sei tu, Kuro?
No, aspetta, guardandolo meglio non mi sembra affatto il mio gatto. Il gatto che diamo via assomiglia molto a questo. Lei ne aveva già uno, che è successo? L'ha perso? No, ha rotto una pianta in giardino a cui tenevo e in un impeto di rabbia l'ho abbandonata in una scatola. Ma me ne sono pentito, mio nipote non fa altro che piangere. Sa, credo di aver trovato il suo amicino. Adesso è a casa mia, aspetti qui, lo vado a prendere e glielo riporto. Scusi, ora devo andare. Grazie tante per la visita. Spero di rivederla presto. Arrivederci anche a te, bel musetto bianco. Sai che adesso che me lo hanno fatto notare sei proprio carino? Scusami se ti ho trattato male. Da oggi in poi puoi restare in questa casa se vuoi. Aspettami qui, vado a comprarti qualcosa da mangiare. Comportati bene e stai attento alla casa. Micetto, buone notizie! Sì, il tuo padrone ti rivuole a casa sua! Vieni con noi, ti ci portiamo immediatamente! Ehi, aspetta, prima di uscire fammi ridiventare un bambino! Sì, va bene, aspetta! Non c'è bisogno che venga anche tu, ce lo porto io dal suo padrone! Ci vediamo, Micetto! Anche questa è andata, il problema è risolto. Ma dove è andato il gatto? Micio, Micetto, dove sei? Micio! Non c'è più, mamma, l'abbiamo riportato dal suo padrone. Come? Che cosa avete fatto? Oh no, non mi sento bene. Non so, quando le ho detto che l'abbiamo riportato a casa sua, si è sentita male. Pazzesco, passa sempre da un eccesso all'altro. Che si fa? Non ne ho la più pallida idea. Non possiamo andare a riprenderci cura, questo è certo. Ehi, aspetta, perché non prendi tu il suo posto? Vuoi trasformarmi in un gatto? Lo faccio solo per la mamma. Hai visto com'è ridotta, no? Allora, non è simpatico? Sì, è molto carino. Sono così contenta che questo gattino sia tornato a farmi compagnia. Ma dove si sarà cacciato, Nobita? È stato fuori tutto il giorno e comincia a fare buio. Appena rientra gli faccio una bella lavata di capo. Sì, è giusto. Dovresti mandarlo a letto senza cena. Ma perché fa così? Cosa gli sarà preso a questo gatto? Non so, forse ha fame. Diamogli un po' di latte.